Frutta e verdura da Giovanni. Solo i prodotti migliori per i nostri clienti. Ci trovi a Marostica. Ti aspettiamo. Buongiorno, le presunte torture in questura a Verona. Ieri davanti al GIP 5 arrestati, soltanto uno ha risposto, gli altri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'agente Roberto Darold, bellunese, ha spiegato al giudice di avere reagito ad una provocazione. Oggi il giudice ascolterà 3 degli altri 17 indagati. Un agricoltore di 60 anni di Roncade risulta indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso in merito alla morte di un motociclista che l'11 giugno scorso, durante un forte temporale, era rimasto ucciso da un cavo teso sulla strada che lo aveva fatto schiantare. L'esatta dinamica di quell'incidente è stato ricostruito dai carabinieri che sono risaliti all'agricoltore. L'attività dei carabinieri dei RIS svolta nella casa e nell'auto di Franco Battaggia, secondo quanto riferito dal procuratore della Repubblica di Treviso Marco Nartani, sarebbe finalizzata a individuare eventuali tracce utili a sostenere l'ipotesi di un'aggressione di Anica Panfide. Si tratta infatti dell'indagine sulla morte della donna di 31 anni trovata senza vita sul greto del Piave. L'ex datore di lavoro della vittima risulta indagato per quell'omicidio. Ennesimo atto violento nella tristemente nota via dei Mutilati di Verona, frequentata da sbandati, senza tetto, tossicodipendenti. Un'anziana è stata rapinata della collana d'oro che indossava. Era insieme al marito. L'aggressione è avvenuta intorno alle 11 della sera. I due hanno cercato di reagire, ma i rapinatori, un uomo a quanto si è capito, ha avuto la meglio. Un detenuto di origine napoletana ha tentato di evadere dal carcere di Venezia, ma l'attenta vigilanza della penitenziaria ha scongiurato il compimento del grave evento critico. La vicenda è stata resa nota dal sindacato Sappe, che sottolinea: apprezziamo il lavoro degli agenti della penitenziaria, sempre vigili e attenti. È tutto, TG Veneto News torna ad aggiornarvi più tardi. Frutta e verdura da Giovanni. Solo i prodotti migliori per i nostri clienti. Ci trovi a Marostica. Ti aspettiamo.